E nuovamente eccoci in studio, naturalmente con questa nostra maratona appunto sul Festival di Sanremo. Abbiamo ascoltato appunto poco fa Maria Giovanna Elmi in diretta, appunto, che ha presentato le due edizioni del 77 e 78. Nel 78 arrivò terzo Rino Gaetano, l'abbiamo ricordare con questa canzone molto bella, appunto, che è rimasto un evergreen appunto nella storia della musica italiana, questo Gianna. E a questo punto, dopo aver sentito prima Tullio De Pisco, appunto, che ha fatto l'altra sera, tra l'altro, ha duettato appunto a Sanremo e ha partecipato al progetto appunto di Fabio, della canzone di Fabio Concato, Oltre il Giardino, un grande percussionista. Passiamo ancora a un percussionista della scuola appunto napoletana, percussionista e grande protagonista in più edizioni appunto del festival. Ricordiamo le grandi esibizioni in Sinuè, insieme a Edoardo Bennato, Eugenio Bennato, chiedo scuso, scusa, Ufidersen, 900 Ufidersen Goodbye. Sto parlando naturalmente di uno dei più grandi percussionisti mondiali, un grande amico mio di Radio Roma, è stato più volte ospite anche qui da noi. Sto parlando di Tony Esposito. Ciao Tony e benvenuto a Radio Roma. Tony? Sì, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Bene, bene, sì, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Senti, allora, so che vai un po' di corsa, perciò dobbiamo stringere un attimino i tempi, però ciò non ci impedisce di scambiare due chiacchiere, insomma, tranquillamente. Come su no? Questo, su quello che è stata la tua esperienza al festival. Innanzitutto tu hai avuto dei grandissimi successi, appunto, tra Sinuè, 900 Ufidersen Goodbye, appunto, con Eugenio Bennato. Abbiamo musica con i Ladri Biciclette. Sì, poi tu hai portato un po' quello che è il ritmo, la ritmica, ecco, proprio al festival. Hai fatto entrare la ritmica, quella che fino ad allora forse non il festival era soltanto melodia, e tu hai, come dire, portato una ventata di novità. Non so se ho detto spesso giusto bene il concetto, non so se sei d'accordo con me. Beh, sì, naturalmente sì. Quando esordì, credo fosse Sinuè il primo pezzo. Sinuè, sì. Peraltro fu quinto, no? Sì, quinto in classifica, Sinuè. È un pezzo molto ritmico, ho sempre portato cose molto particolari. Ho seguito quattro Sanremi, sì, dopo quattro Sanremi, poi dopo chiaramente mi sono dedicato, ho cercato anche un po' di dedicarmi molto a una ricerca musicale, e in quel modo forse la mia ricerca estremamente ritmica poi non aveva più spazio per Sanremo, però ciò non toglie che insomma è rimasta nel cuore, perché è stata un'esperienza talmente forte, sempre è stata importante. E anche questa sera stavo guardando un po', ieri non l'ho vista, però questa sera stavo guardando prima di fare i bagagli, sto facendo i miei bagagli, devo partire. Vado a Bruxelles, per cui... Come al solito, l'Esposito apprezzatissimo all'estero per quanto riguarda la sua ritmica, chiaramente le sue percussioni. Sai, devo molto, gran parte del mio successo lo devo a Kalimba de Luna, che è stato un successo mondiale. Certo. Chiaramente, io poi da musicista ci sono dei pezzi che chiaramente amo di più, a cui sono più apprezzato, ma riconosco che Kalimba de Luna è stato forse il mio più grande successo. Non dimentichiamo che sei stato l'unico italiano invitato da Fidel Castro appunto a Cuba come percussionista. Ah, questo sì, questo è stato importantissimo. Forse l'unico che ha suonato al Carnevale di Rio de Janeiro su un carro proprio con Kalimba. Ti parlo di Sanremo, di quello che ho visto, ti aggiorno delle novità. Dopo svariati anni, insomma, che ci eravamo persi di vista, mi sono rincontrato col grande artista Pino Daniele, ne è nata un'ottima collaborazione. L'ultimo disco in uscita questi giorni di Pino Daniele, che si chiama proprio Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui, intende sulla terra, c'è la mia partecipazione, e gli ultimi due brani c'è proprio la mano di Tony Esposito, insomma, fusa con quella di Pino Daniele. È un disco bellissimo di Pino, non lo dico perché, anzi, sto parlando del disco di un altro, però ti devo dire che è un disco bellissimo, importante, sono contento. Peraltro credo che qualcuno abbia anche fatto il nome di Pino Daniele a Sanremo, ma lui chiaramente in certe cose, Pino non si è mai cimentato in certe cose, però magari se non doveva organizzare la tournée forse avrebbe anche fatto la partecipazione, e io sarei stato contento magari di stare con lui sul palco con Pino, sarebbe stata un'emozione forte. Al di là di ciò, io ti devo dire che ho visto quel che ho visto di Sanremo, ben capitanato da Pippo Baudo, però secondo me la grossa lacuna sono le canzoni, la composizione, e ahimè ti devo dire che secondo me parli musicalmente, chiaramente musicalmente è un problema serio secondo me dell'Italia, certo, che gli autori non vengono a mancare, gli autori, non ci sono belle melodie, non ci sono
sono melodie così un po', come le chiamo io, provvisorie. Per dire, non si trova la melodia, mettiamo la prima che capita, insomma, in questo senso qua. Ma un po' così, sì, un po' come per, secondo me c'è l'ansia di partecipare al Sanremo. Nessuno, secondo me nessuno, tranne forse uno. Adesso ho sentito il pezzo Ti regalerò una rosa, che forse è un pezzettino semplice, forse tra i migliori. Mi anticipo che ha vinto il premio della critica, comunque. Ha vinto il premio, però voglio dire sinceramente, con tutto l'affetto e il rispetto di un giovane esordiente come Simone Cristicchi, però mi sembra ben poca cosa rispetto a tutta la nostra cultura così grande e magnifica musicale italiana. Insomma, voglio dire, siamo all'omologazione di tutto ciò dell'hip hop, così diciamo mediterraneo un po'. Adesso non voglio essere estremamente critico, però devo giustamente dire che bisogna un attimo correre ai ripari, perché insomma non ci sono più melodie. Io per sentire qualcosa di bello, ecco, ricorro ai grossi. Allora voglio dire che ci sono cantanti, ci sono campioni di serie B e campioni di serie A, e allora i campioni di serie A sono quelli che non partecipano. Sento Zucchero, Pino Daniele naturalmente, sento Battiato, Cocciante, e questi fanno delle cose belle, però stranamente questi non partecipano. Allora non vorrei che insomma in qualche modo si sia ghettizzato, cioè secondo me Sanremo per essere Sanremo dei Fassi, di Modugno e dei grandi interpreti, di Paoli, della Vanoni, che sono persone che hanno fatto delle melodie fantastiche, hanno delle voci bellissime, ci vorrebbe secondo me una direzione artistica un po' più severa. Io propongo Morricone come prossimo direttore artistico, un vero musicista che sa riconoscere e sa qualificare veramente una melodia. Sì, comunque guarda, ti dico, no, questa è una cosa sicuramente certa, però io proporrei anche come conduttori magari personaggi come Mollica, magari Dario Salvatori, che magari in qualche modo conoscono la musica più di Baudo, secondo me. Secondo me sì, ma Dario Salvatori è un personaggio fantastico, tu mi parli di Dario Salvatori, uno che ha fatto, è stato tanti anni, lo conosco da 30 anni, che ha sempre fatto cose di tendenza, che sì, ma sono un'enciclopedia vivente della musica. Certo. Voglio dire, dai, secondo me non ce la faremo mai a risollevare le sorti della musica italiana se incominciamo a giocare così. Cioè se Sanremo deve essere la kermesse superficiale, mondana e salottiera, va bene, ma allora ci deve essere un'alternativa per la musica, ci deve essere un Sanremo 2 fatto di... Guarda, come diceva tra l'altro il tuo amico Tullio De Piscopo, tra l'altro siete amici, diceva proprio che Fedente resta soltanto Sanremo come vetrina per la musica. Non va bene, perché magari siamo tutti costretti ad andare a Sanremo, tutti costretti a chinarsi, a subire, diciamo, le severe ed inutili, diciamo, i severi giudizi di direttori artistici che non lo sono per niente. Io voglio essere giudicato, ma voglio essere giudicato da Morricone, voglio essere giudicato da Nicola Piovani, certo, voglio essere giudicato da un musicista, da un artista vero.